Dovremmo essere online. Intanto, buonasera a tutti. Siamo qui con Alessandro Chessa, che ci parlerà di Big Data e intelligenza artificiale, come avrete potuto vedere. Prima di tutto vorrei, essendo questo il nostro incontro, primo incontro virtuale del gruppo, spendere 2 minuti per raccontare cos'è il gruppo. Sarò veramente breve e poi passerò la parola al nostro relatore. Allora, Sardegna Network è un gruppo che nasce già diversi anni fa, quasi 10 anni fa, nel 2012, in un contesto storico, soprattutto qui in Sardegna, ben diverso da adesso. Nasce, come il nome stesso suggerisce, per fare networking professionale, ovvero per persone, imprenditori, aziende, ma professionisti accomunati dalla volontà, dalla voglia, dalla necessità, anche dal bisogno, ma anche dal piacere soprattutto, di instaurare e far crescere la propria rete professionale. Tipicamente, anzi esclusivamente, noi organizzavamo incontri dal vivo, quindi ci incontravamo in maniera assolutamente informale, in bar, ma anche in vari spazi che varie realtà ci mettevano a disposizione. Proprio per fare networking, per conoscersi e a volte anche spesso anche per parlare di argomenti tematici, un po' come stiamo facendo adesso. Però ci incontravamo dal vivo perché è il modo migliore sostanzialmente per fare rete. Il nostro obiettivo quindi sarebbe quello di poter organizzare di nuovo degli eventi live. Purtroppo adesso gli eventi live, cioè dal vivo, di persona, sono complicati da realizzare, per cui stiamo organizzando questi eventi, vogliamo organizzare questi eventi virtuali. Negli anni, dicevamo, siamo nati quasi 10 anni fa, siamo andati avanti per diversi anni, abbiamo raggiunto un bel numero di iscritti, solo il gruppo Facebook conta più di 700 iscritti. Abbiamo poi, per vari motivi storici, per vari motivi, abbiamo interrotto le attività e abbiamo deciso recentemente di, molti dei membri del gruppo che ancora si sentono, assieme abbiamo deciso che era un momento storico in cui fare networking fosse ancora più necessario di prima, ecco. Quindi, adesso passiamo, chiuso questa piccola premessa. Come andrà avanti questo evento? Durerà circa un'oretta. Si possono fare domande ad Alessandro in qualsiasi momento, che anzi, sarebbe veramente desideroso di ricevere domande in modo da rendere la chiacchierata, chiamiamola così, il più interattiva possibile. Per cui vi invito a porre le vostre domande commentando e verranno mostrate poi a schermo in qualsiasi momento da adesso in poi. Ci sarà comunque una fase finale interamente dedicata a fare delle domande. Quindi passo la parola ad Alessandro. Alessandro è un data scientist, CEO di Lincalab. Tra i suoi vari interessi spiccano quelli sull'intelligenza artificiale e i big data. Ma insomma, Alessandro, dici tu qualcosa e raccontaci un po' qualcosa di questo mondo. Sì, io vorrei fare una chiacchierata informale, no? Diciamo, Assolutamente. intanto preannuncio che non ho slide, non sarà il mio intervento scientifico, quindi se qualcuno avesse delle aspettative di spiegazione di cosa è nel merito l'intelligenza artificiale, Big Data Analytics, eccetera, potrebbe rimanere deluso, io quindi lo so. Il problema è, Fabrizio, è che sono di fronte a un monitor, non ho neanche l'elenco dei partecipanti, potrebbe anche non essere collegato nessuno in questo momento, quindi va bene. Quindi le domande sono, come dire, molto ben accette perché danno anche un segnale di vita, no, in questo Certo. sistema virtuale di interazione. Io ho fatto anche questa proposta all'organizzazione, che ringrazio Alessandro Vagnozzi, sono onorato di questo invito. Almeno Stefano Crucu c'è, si è palesato. Ciao Ringrazio Stefano. gli amici di Sardegna Networking. Sono un nuovo arrivo, quindi insomma, sono da sperimentare, diciamo, mi state sperimentando per la prima volta, speriamo che funzioni. Non ho slide, quindi terribilmente vedete la mia faccia per almeno un'oretta, non so se ci abbiate guadagnato rispetto a delle slide magari anche un po' colorate. Però, allora, la prima cosa che voglio dire è che non è un intervento di tipo scientifico, anche se ho un background scientifico e mi occupo di cose scientifiche. Ciao Carlo. Io almeno qualcuno lo saluto, visto che qualcuno l'ho conosciuto anche di persona. Vorrei parlare di mercato in realtà, cioè della situazione di mercato, non in generale, perché sarebbe troppo pretenzioso, insomma, non sono così esperto di qualsiasi cosa, a malapena domino quello che faccio,
Però dalla discussione che ho avuto con Alessandro Vagnozzi mi sembrava interessante fare insieme il punto della situazione nel mondo dell'informatica, dell'IT. In particolare io propongo quella che è la mia piccola esperienza, quindi prendetela per quella che è il mio un osservatorio parziale di quello che sta succedendo in ambito, diciamo del mondo dell'innovazione, dell'informatica, nuove tecnologie e cose affini. Mi piacerebbe ricevere subito domande, perché da poco ho visto un video di John Doerr, che è questo famoso guru della Silicon Valley, che ha inventato il metodo OKR, tra le altre cose. Lui inizia il seminario prendendo domande, quindi si mette davanti a una lavagna, ovviamente ci sono un po' di argomenti vari, dal titolo, dall'abstract, quindi le persone hanno già un'idea di quello che vorrebbero sapere, fanno delle domande a Doerr e lui inizia a mettere sulla lavagna, le divide per argomenti e poi inizia a parlare rispondendo direttamente alle domande. Io trovo una cosa fantastica, poi non sempre è possibile farlo. Quindi, come ci siamo detti con Fabrizio, mentre parlo fate delle domande, a me piacerebbe molto che voi poteste parlare, ma non è possibile con questo sistema, interagire direttamente, fate delle domande e poi alla fine io mi interromperò a un certo punto. Vedi, c'è una prima domanda, Alessandro, te la leggo? Perfetto. Benissimo. Tu riesci a vederle? Sì, le vedo. Perfetto, quindi, te la leggo io. Allora, sì. Un saluto ad Alessandro, al quale chiedo, secondo lui, quando si può parlare di big data, quanto grandi devono essere presi e definiti tali? Ci può dare quindi una misura di grandezza. Allora, ecco. Perfetto, io rispondo anche alle cose tecniche volentieri, quindi diciamo ci scaldiamo magari con le cose tecniche. Ma anche per avere un'idea da chi non è addetto ai lavori. Ma io quando faccio delle presentazioni in genere ho una slide, non ve la presento, ho una slide in cui faccio vedere le unità di misura, dei dati, si arriva fino ai brontobyte, che sono, mi ricordo neanche quando, 10 alla qualcosa. Fatemi dire una cosa, la definizione di big data da quanti sono grandi è un non problema, è assolutamente un non problema. Non c'è una definizione rigorosa da nessuna parte. Diciamo tutto ciò che non sta... diciamo in sistemi informatici personali, diciamo, quindi ciò che, come dire, va oltre il terabyte. Vi sto dando una definizione operativa, ciò che non riuscite a mettere contemporaneamente in una serie di hard disk che potreste avere sul vostro computer. E quindi, diciamo, tipicamente la misura che inizia a segnare i big data sono i petabyte, no? Per ora posso dirvi, cioè è una roba che proprio non smuove niente, perché in realtà le problematiche legate ai dati prescindono, fino a un certo punto prescindono dalle dimensioni dei dati. Poi dopo vi dico il perché in realtà ci sono dei risvolti di infrastrutturali importanti che derivano proprio dal fatto che è complicato gestire flussi massivi in real time di dati che arrivano. Quindi vi direi, è una questione di dimensioni sicuramente, che può fare la differenza, una questione di intensità di arrivo dei dati, di stream massivi che arrivano, cioè quantità di dati nell'unità di tempo, anche quella è una problematica. Pensandoci, tutto ciò che i sistemi informativi di data warehouse tradizionali non riescono a gestire. Quindi il fatto di avere dati massivi non strutturati è la cosa che definisce massivi, diciamo, nell'ordine dei terapetabyte. Questo è un po' il... Non strutturati. Sì, non strutturati, perché poi dopo ci arriviamo, insomma, io come traccio la scaletta che avete visto sul sito di Eventbrite, quindi ci arrivo, ma partiamo anche da lì, a me piace partire e poi torniamo indietro, non c'è problema, anzi mi sembra una maniera interessante di partire. Perché in effetti, e questo è tra l'altro anche un punto di mercato, perché io mi voglio legare a quello, io con voi vorrei discutere di questo. Adesso non so quanto localizzare rispetto agli imprenditori sardi o non so chi ci sia collegato a livello nazionale, purtroppo non ho una traccia, come dire, del profilo dell'uditore, però diciamo parlo un po' in generale, poi se volete parliamo anche un po' della Sardegna, abbiamo fatto anche cose recentemente in Sardegna. Sì, guarda, una delle cose che volevamo chiederti, ma era anche un po' l'obiettivo di questa chiacchierata, era anche dei casi d'uso, se ne hai, benvengano se sono sì, in Sardegna. Sì, assolutamente. E ce n'è uno sul turismo, anche abbastanza recente. Stiamo collaborando con Portale Sardegna, stiamo facendo le cose, secondo me, interessanti per il nostro territorio. Partiamo da lì. Secondo me è un buon punto di partenza, sia di mercato che tecnologico. Insomma, tutto è nato perché poi si parla di intelligenza artificiale, dati, la materia la chiamo data science, comprende un po' tutto, ci sono i dati e ci sono gli algoritmi, la scienza che ruota intorno ai dati. Adesso non perdiamoci nelle definizioni. Chiaro.
Tutto nasce da lì, perché è successo a un certo momento che, a un certo momento intendo, con l'esplosione dei social network in particolare, ma non solo, c'è stata un'esplosione di produzione di dati, che poi tra l'altro i dati li produciamo noi. Insomma, avete visto tutti i recenti documentari del Social Dilemma, ce ne sono, insomma, tutto ciò che sta succedendo di recente anche che riguarda i social network rispetto al fatto di chiusura di servizi. Tra l'altro è successa una cosa importante, e siamo sempre sul cloud, hanno chiuso quel servizio, diciamo, pro Trump, Parler, no? che era ostato su Amazon AWS, dopo, insomma, io non so quale sia, poi dico anche delle cose che magari sono già note, come funzionano i sistemi cloud, cioè non solo Twitter ha chiuso l'account di Trump, ma il fornitore di servizio cloud di un'applicazione, che è comunque un'applicazione pro Trump, che violava probabilmente qualche regola di Amazon AWS, Amazon Web Service, che è il sistema cloud di Amazon. Questa è una cosa interessante, no? Noi ci affidiamo al cloud, poi succede che qualcuno ce lo spegne senza, come dire, colpo ferire. Quindi non è che, come dire, io personalmente non è che ti fassi tanto per Trump, però questa è una roba piuttosto grave. Quindi vedete come si stanno spostando gli assi, no? Anche grandissime aziende strategicamente devono spostare i propri sistemi informativi sul cloud piuttosto che avere un premise delle infrastrutture su propri data center, o comunque affittare anche macchine su data center, ma si affidano direttamente a sistemi infrastrutturali che sono sul cloud, che vengono pilotati via software, e c'è la possibilità, come si è visto, è il primo caso, credo, io non ne ricordo altri almeno eclatanti, in cui un servizio che ha 12 milioni di utenti viene spento da un giorno all'altro perché dice delle cose che non vanno bene. Che, ok, tutto possiamo discuterlo, però è un buon punto di partenza, perché, allora, quindi torniamo al discorso tecnologico e poi di mercato, perché poi in realtà è il mio punto di partenza, più degli algoritmi. Cioè questa massa di dati, questo flusso di dati, ha implicato un cambio totale dal punto di vista dell'organizzazione infrastrutturale delle informazioni. Io ricordo i primi tempi, così faccio un po' di citazioni, magari c'è qualcuno degli amici all'epoca di Scelta, della società Scelta, non so se qualcuno la conosce, Mauro Pili e Sergio Masala, eccetera. Noi avevamo i nostri server, no? Proprio nella sede di via Santa Vendrace, tutto funzionava, addirittura dentro la sede, quindi proprio dei computer che erano collegati a internet, sono cose che avete visto. Poi loro avevano messo dei server anche a New York, ricordo a un certo punto. Allora, da un certo momento in poi, fare discorsi così, come dire, in casa, è diventato impraticabile, per via appunto della quantità di dati da gestire, della quantità e della scalabilità nelle prestazioni delle applicazioni, perché c'è anche quell'altro aspetto, c'è l'aspetto legato alla massa di dati da gestire e c'è un aspetto legato alla scalabilità delle soluzioni. Cioè, se siete fortunati a mettere in piedi un'app che si basa ovviamente, tipicamente, come diciamo, su sistemi cloud, che scalano gli utenti, inizia ad avere milioni di utenti, rapidamente, e voi avete bisogno di infrastrutture che scalano. Amazon è il leader di mercato delle infrastrutture cloud perché ha iniziato questo discorso con la propria parte di e-commerce, aveva dei picchi durante il periodo di Natale, quando ha cominciato ha dovuto immaginare una struttura scalabile che poi in periodi in cui... E poi li ha sfruttati commercialmente per creare un'infrastruttura. Fabrizio, io dico, allora... Poi voi fermatemi se vi dico cose troppo elementari. Bisogna vedere no, chi è giusto per interpretare la Cile, ma assolutamente non è. Vabbè, chi lo sa, chi non lo sa, certo. Parami l'intervento, ok. E vi devo dire che questo aspetto è, poi arriviamo alle PMI, perché poi ovviamente fa parte del discorso, è un punto di rimente in termini di mercato e di approccio al mercato. Cioè, quando siamo davanti a dei clienti, io vi racconterò un sacco di cose di mia esperienza diretta, parziale, ma diretta, cioè il mio piccolo mercato ce l'ho, e in realtà il problema che si ha quando si affronta un problema legato ai dati, data science, diciamo, ci sono un sacco di aspettative, perché si vedono tutti questi algoritmi di intelligenza artificiale, no, che risolvono problemi incredibili, no, e danno ti fanno performare chissà a quale livello, ma tu entri in un'azienda e loro non sanno neanche dove hanno i dati, non sanno neanche chi li hanno i dati, perché i dati tipicamente sono nascosti, quelli interni intendo, sono nascosti dietro delle applicazioni classiche, no, di gestione CRM, ERP, fatturazione, insomma. E sono dei dati che in realtà potenzialmente potrebbero essere interessanti per fare discorsi ulteriori,
ma non sanno né dove sono, né come sono fatti. Quindi la prima domanda che ti fanno è: vorrei vedere i miei dati, cioè ti chiedono di avere una... Quindi tutto il discorso commerciale parte da qui, parte dal aiutare le aziende a sistematizzare, a mettere a fattor comune, a far emergere le potenzialità dei dati che esistono in azienda. Al di là degli algoritmi, insomma, poi dopo discutiamo varie tipologie di algoritmi, cosa si può fare, cosa non si può fare. Quindi questo può essere un buon punto di partenza. Siamo già andati a metà di quello che avrei voluto dire, però possiamo, come dire, poi riprendere, perché insomma ci sono tanti... Belli veramente, certo. Ok. Allora, un altro punto che è segnato è questo, andiamo più nello specifico, poi se volete facciamo zoom out e ritorniamo a una picture più generale, mi dite voi, ripeto, fate domande. Tornando invece al discorso della data science, c'è un problema iniziale di prodotto. Perché che cos'è cosa vendo, no? Esattamente. Al di là di proporsi a livello consulenziale, cosa che facciamo? Poi vi dirò i vari livelli di business, i vari modelli di business che abbiamo immaginato. C'è un problema iniziale di capire, di vendere un oggetto che è abbastanza come dire, sconosciuto. Ci sono normalmente delle generiche esigenze, no? Di sistematizzazione, di ordine, di catalogazione di alcuni dati, però poi dopo cosa ci faccio esattamente? E qui ovviamente uno ha sempre, come dicevo prima, delle aspettative, vede, no? Sente parlare di intelligenza artificiale, di cose magiche. Ma di recente, fatemi citare, perché con un minimo di orgoglio, il nostro Chief Data Scientist, Michelangelo Puliga, ha pubblicato un articolo molto, che insomma, ha avuto un eco grossa in questi giorni, anche sulla stampa internazionale, ancora non è arrivata a livello nazionale, è partita a livello internazionale, di uno studio su dati Twitter. Noi trattiamo molto dati dei social, dove è andato a studiare la comparsa della parola pneumonia, quindi polmonite, nel periodo fra dicembre, gennaio e febbraio dell'anno scorso. E si è accorto, ha fatto uno studio veramente molto dettagliato, e si è accorto che c'era una prevalenza, cioè come dire, un'incidenza anomala della parola pneumonia, cioè la gente, senza sapere che c'era il Covid, che c'era il virus che girava già all'inizio, già verso dicembre, gennaio. Parliamo del 2019, giusto? Quindi prima del del 2020. Del 2020. Cioè, parlo del 2020. Early warnings, ma quando ancora non era esploso in Europa, intendo. Quindi stiamo parlando di flussi di dati da mettere in relazione con l'Occidente. Scusami, gennaio 2020. Dicembre e gennaio. Sì, stiamo parlando di settimane, cioè sì, non sì. È che... voglio dire. Ho ragione, dicembre 2019, gennaio 2020. Scusami, giusto? Sì, certo, non pensavo che volessi dire... Quindi prima del Covid, e cosa avete rilevato? Quello che... Questo studio, dopo, se volete vi do il link, se ho da qualche parte una chat dove poterlo mettere, è lo studio su una rivista del gruppo Nature, si chiama Scientific Reports, ha visto che c'era una incidenza anomala di pneumonia già da dicembre-gennaio. Stiamo parlando di settimane, sappiamo che poi le settimane contano, no? Certo. In questo momento, 2-3 settimane di anticipo conta parecchio. Una sorta di Google Trends, diciamo più legato ai social, se vogliamo. Un segnale però percettibile, piccolo ma percettibile. Questa cosa è passata su Reddit, ma Mauro Pili ha fatto una domanda ma la son persa, se qualcuno sì, la può riprendere. La leggiamo? Sì. Vabbè, qui la domanda è di Mauro Pili. Nel realizzare sistemi big data ed intelligenza artificiale sul cloud, quanto è critico il problema del lock-in con il fornitore cloud? I servizi sono intercambiabili o ci sono cose che si possono fare con qualcuno sì e con qualcuno no? E quando si realizza un servizio prodotto, quanto è complicato spostarlo? Questo si riaggancia un po' a quello che dicevi tu prima quando hai parlato del cloud, no? Quindi quanto il cloud è vincolante una volta che ne hai scelto uno? Anche perché, aggiungo, poi tu me lo confermerai, ci sono tutta una serie di servizi ad hoc, specializzati dei vari fornitori, che magari diventano anche più vincolanti della infrastruttura generica in quanto tale, sempre cloud.
Questo è un... Ciao Mauro, grazie della domanda. Non so se c'eri, ti ho citato poco fa, rinvangando. Sì, Mauro è uno dei partecipanti, dei membri storici del gruppo. Perfetto. Bella domanda, nel senso sì, allora il punto è che intanto i vendor sono tre di base, poi c'è Amazon che è leader di mercato, Amazon Web Service, poi c'è che vale circa un 30, 35 forse, non credo che arrivi al 40% del mercato. Poi la metà di Amazon c'è Microsoft con Azure e poi dopo la metà della metà c'è Google Cloud Platform. Che Google è arrivato molto tardi su questo mercato. Quindi poi c'è anche IBM. Adesso da poco abbiamo avuto contatti con Oracle. Oracle sta facendo uno sforzo enorme per entrare nel mondo cloud, proprio di recente. Proprio qualche questi. Che hanno soluzioni, qualcuno propone dei prodotti che sono prodotti, diciamo, standard da un certo punto di vista, però soprattutto Amazon ha sviluppato delle cose molto, come dire, proprietarie, molto efficienti, tutta la parte dell'AM che non si lega a questo. Alessandro, ti stiamo perdendo. Sentite? Sì, un po' a scatti. Ok. Sì, è andato via un attimo la piccola defiance. Diciamo quindi, Sì, quello no, che allora ti chiedeva dico, ti Mauro. rispondo direttamente. Sì, allora, c'è questo pericolo di lock-in, dipende da cosa si usa, perché sono i servizi gestiti e servizi che invece vengono installati, perché hai vari layer, no? Hai dei layer di virtualizzazione più o meno spinti. Poi ci sono tutta una serie di nuovi servizi che sono cross-platform, no? C'è, non so, Terraform, Snowflake, ci sono tutta una serie di. Si sta sviluppando tutto un mercato di applicazioni che si poggiano in maniera indifferenziata tra i vari vendor senza avere un lock-in particolare. Okay? Quindi questa cosa sta succedendo. Quindi a livello basso dipende da cosa utilizzi. A livello, diciamo, puoi cercare delle soluzioni che invece cerchino di svincolarti utilizzando però qualcosa al quale ti devi legare che sotto usa indifferentemente un sistema Però piuttosto che un altro. stai già scegliendo, tu dici scelgo già un servizio, un prodotto di più alto livello, e quindi mi sto Sì, vincolando a comunque. quel prodotto. E quindi stai vincolando. Quindi sì, effettivamente questo è un problema. Mauro, come dire, segnala bene questa problematica, perché ancora non abbiamo avuto problemi, però è un po' dietro l'angolo questa cosa, no? Perché poi ci sono grosse realtà che per motivi strategici e di partnership decidono, ok, da oggi dobbiamo lavorare con Microsoft, per dire. E a quel punto uno, insomma, è nei guai, no? Si è sviluppato tutte le cose con Amazon Web Service. Quindi sì, questa è un po' non so se sia una risposta per Mauro sufficiente, però. Andrea Pili, ciao Andrea. Allora, quanti anni di formazione servono? Così, allora facciamo così, io parto dalle domande e poi dopo da lì magari mi sposto, perché avevo anche intenzione di dirvi qualcosa sulle figure professionali. Allora, guarda, questa è un'esperienza che ho diretta perché tra le altre cose, in questo momento sono in uno spazio di coworking a Milano che si chiama Talent Garden. Mi scuso, tra l'altro potrebbe partire un allarme perché ogni tanto adesso ci sono dei problemi, parte un allarme e magari spengo per 30 secondi. E in questo spazio di coworking a Milano si fa anche della formazione e noi formiamo dei data scientist. Allora, ti faccio un esempio. L'esempio per me migliore è questo. L'ideale sarebbe che uno avesse una laurea triennale in scienze dure, noi selezioniamo persone di quel tipo là, quindi qualcuno che viene da fisica, matematica, ingegneria, informatica, eccetera. E noi, per esempio, qui proponiamo adesso un percorso. Io sono coordinatore scientifico di questi master di dati qui nella TAG Innovation School, 11 settimane full immersion. Non 11 ti dico settimane. che non è che diventi chissà quale drago in intelligenza artificiale, però ti assicuro, questi fanno full time 11 settimane con un project work, con un'azienda, e io qualcuno l'ho anche assunto, nel senso che sono figure che alla fine no, sono degli ottimi junior che escono. E secondo me è la cosa migliore.
Poi ci sono quindi, dei percorsi. Qui sostanzialmente partendo da un laureato in scienze già scientifiche, informatiche in tre mesi, secondo te, cioè secondo te, secondo la tua esperienza, sì, secondo esce fuori un data scientist junior che già può fare qualcosa? Sì, e ti spiego il perché. Perché ci sono dei percorsi di magistrale, di master, di data science. Ce n'è una a Cagliari, non male, su economia. Noi abbiamo, anche lì abbiamo attinto parecchio, sono usciti anche dei ragazzi promettenti. Detto molto onestamente, quello che io vedo in temi di, come dire, efficienza nella formazione in 2 anni di magistrale in data science, non è granché alla fine. Non voglio adesso, come dire, aprire il vaso di Pandora dell'efficienza della formazione universitaria da un punto di vista della professionalizzazione, no? Di varie figure tecniche, ma cioè, esce gente che sì, sa teoricamente alcune cose, ma non sa fare poi granché. Anche persone che escono da una magistrale di 2 anni di data science. Non parlo di Cagliari, ma ho visto anche qualcosa qui a Milano. Cioè, per me 12 settimane fatte bene e sono proprio dedicate, fanno solo parte. È chiaro, una magistrale di 2 anni non si fa esattamente solo quello, si fanno comunque altre materie, si approfondiscono, è più dispersiva, come tutte le magistrali. Mentre 3 mesi facendo solo quello è molto più specialistica. Per me sì, poi dopo è il punto di partenza, ovviamente. Come tutte le cose. Altra domanda. Secondo te, Alessandro di Andrea Pili, le aziende italiane hanno capito l'importanza di questa materia? Questo è un tema di cui all'interno del gruppo stavamo discutendo anche recentemente, prima di anche preparandoci a questo incontro. Secondo me no. Quanto siamo indietro, insomma? Se hai un'idea anche rispetto a altre... Siamo parecchi indietro. Allora, così ritorniamo, come dire, alla scenario di mercato più generale. Tanto io distinguerei, ci sono le grandi aziende, cioè i soliti noti, le solite notte, e ne abbiamo qualcuno come cliente, quelli grandi, e poi ci sono le piccole medie, le PMI, diciamo. Le grandi aziende cioè, stanno investendo, stanno assumendo, e anche lì c'è tutto da fare una discussione sui team di data science, le varie figure, i vari livelli, perché non è una cosa banale questa. Quindi lì c'è già abbastanza una certa maturità, ci sono dei grandi player che stanno facendo investimenti, stanno facendo anche cose interessanti, hanno una propensione ovviamente all'innovazione, hanno soldi da investire, quindi qualcosa lì sta accadendo già da un po', no? Già da un paio d'anni almeno. Stiamo parlando però di qualche decina di grandissime aziende, quindi che poi alla fine, lo sapete, sono in mano a aziende di consulenza grandi. Invece sulle PMI? Quindi mi sa che ti abbiamo riperso. Sono completamente diverse. C'è stato un attimo di interruzione, però dovrebbe aver ripreso adesso. Alessandro, io non ti sento più. Mi risentite adesso? Perfetto. Io ti sento, non so se mi risentite. Dicevamo, sì. Ok. PMI è molto diverso ed è l'approccio per le grandi di aziende che nel PMI è completo. Io non riesco a sentire. Però devo dire, mi sa che abbiamo perso Alessandro. Aspettiamo un attimo Alessandro che si ricollegherà. Io credo un lock non arrivi mai davvero dal nulla. La base deve essere un'infrazione ai termini sottoscritti. Stiamo parlando probabilmente dell'argomento di cui parlava, la domanda si riferisce all'argomento di cui parlava inizialmente Alessandro, presumo, di Parler, cioè della ban di Trump, presumo. Aspettiamo Alessandro.
un attimino di pazienza, aspettiamo Alessandro. Carlo chiede, aspettiamo Alessandro. Ok, sto sentendo un attimo la regia, scusate un attimo. Allora, in attesa di aspettare Alessandro. Allora, Alessandro ha già parlato di un po' di argomenti, vediamo un po' di... prendendo anche la domanda... Ok, eccolo qui. Sì. Un po' strano, ragazzi, in genere non ho tutti questi problemi. Non so Alessandro, ti abbiamo perso per un po', non so se te ne sei accorto. Sì, no, me ne sono accorto, non capisco, cioè io non ho... normalmente, nonostante quindi non ci sia tutta questa stabilità, però in genere non ho problemi di connessione, quindi non so se sia dovuto al sistema o qualcos'altro, una, come dire, non una saprei. Concentrazione. Vabbè, comunque, incidenti normali di percorsi. Vabbè, andiamo avanti, navighiamo a vista. Prego, Carlo. Prego, scusa, Fabrizio. Sì, quindi c'è una domanda di Carlo, Carlo Galino. Sì. Ciao, Alessandro, dovendo ipotizzare un percorso formativo online per un'azienda, cosa consigli? Ci sono, sì, li conoscete, ci sono un sacco di corsi, ce ne sono tanti, no? Adesso non so elencarvi i vari Udemy, Coursera, insomma, ce ne sono tanti. Però credo che ci sia un problema, cioè all'inizio io credo che sia importante in azienda come dire, avere una visione strategica di quello che si vuole fare. Uno può fare anche formazione, va bene, anzi è utilissimo per tutti direi. Però onestamente se poi uno dopo vuole veramente utilizzare certe cose è importante avere una visione strategica di quello che si vuole fare con i dati. E vi dico che, come dire, giusto per sgombrare il campo, che anche assumere un data scientist non è la soluzione del problema. Cioè per me un data scientist è una figura prettamente tecnica. In azienda è più un problema che una soluzione. Ve lo dico ci vuole una figura più strategica a monte, dici? Sì, ci vuole una strategica a monte, ci vuole un team, ci vuole... ci sono delle figure, parlando di figure che emergono, no, da questo mondo, figure intermedie che sono figure, noi le chiamiamo project manager di data science, persone che hanno competenze scientifiche di alto livello, ma hanno una propensione al business, a capire i processi aziendali, a la capacità di disegnare un progetto, no? Quindi quasi sono più importanti queste all'inizio, perché poi la parte di sviluppo, come dire, è più un di cui, se vogliamo, da un certo punto di vista. Quindi, sì, cioè, ci sono tanti corsi ben fatti, devo dire, online. Magari uno ha un'idea generale di come è fatto questo mondo, però... Cioè non è che questo poi porti a grandi risultati, credo, in azienda. Questo è un po' quello che penso. C'è una domanda di Alessandro Vagnuzzi che sembra più per me, anzi sembra, è più per me che per te. Okay. Sì, una bella domanda. Alessandro, sì, con la mia startup ci abbiamo più volte pensato e in realtà abbiamo fatto anche dei... introduco la mia startup velocemente, è una startup che lavora nel mondo del fitness, nel running nello specifico, è una piattaforma di allenamento online per il running. Sì, abbiamo lavorato, Alessandro, su questo, essendo una spin-off universitaria, lavorando anche con quindi avendo un percorso universitario diciamo parallelo, affiancato alla nostra spin-off, abbiamo dei lavori basati sull'analisi dei dati, in particolar modo abbiamo lavorato sulla predizione dell'abbandono dell'attività fisica. Bello. Qualcosa su cui stiamo ancora lavorando con l'università più che io faccio la parte business, diciamo. Quindi grazie per la domanda. Sì, dico sì, poi magari può essere che ne organizziamo qualcosa un po' più specifico su questo. Adesso torniamo a far parlare il nostro ospite e non io. E qui veniamo... Sì, Alessandro, quindi, perdona, dicevo, quindi il punto è che vorremmo un po' capire, io è sul fatto proprio per la piccola e media impresa, cosa vuol dire, che risorse dovrebbe avere, che dovrebbe mettere in campo se volesse implementare un discorso di, appunto, di business basati sui dati, quindi un po' le domande che sono state fatte un po' mi riportano a un unico contesto, cioè un contesto che ti vorrei dire. Quindi, data una piccola media impresa, che tipi di dati deve possedere
per grandi linee, per poter pensare di avere un business basato sui propri dati, ovviamente non su dati esterni. E a prescindere da questo, che tipi di figure deve mettere in campo? Quindi almeno un data scientist, presumo se non più di uno, quindi, o poi più una figura di più alto livello che sia intermediario tra il mondo del data scientist e il mondo business sostanzialmente. Quindi queste due figure, diciamo, bastano. Il data scientist poi io lo posso, tornando a quello che dicevi tu prima, posso pensare, cerco una figura, magari la formo in 3-4 mesi per poter partire, ma la figura più strategica di alto livello deve essere l'imprenditore della piccola e media impresa o una figura comunque da reperire sul mercato o una figura interna da formare? Insomma, forse sono troppe domande, però spero di averti... No, sì, sì, è chiarissimo. Chiarito un po' qual è il dubbio che vogliamo un po' cercare di diramare. Ti dico qual è il nostro approccio al mercato con le PMI, cioè cosa suggeriamo alle PMI di fare, le PMI che vogliono iniziare un percorso di data science. Come dicevo all'inizio, è un oggetto misterioso, per quanto, come dire, ci sia la volontà di provare a fare qualche cosa, a meno che non ci sia un'impellenza specifica. Quando tu mi chiedi quali sono i dati da quali partire, lì dipende. Non so, ti faccio un caso recente. Ecco, qualche caso d'uso, esatto. Il caso lampante. Il caso lampante è semplicemente una notissima azienda che vende componentistica che vuole fare monitoraggio del mercato, della vendita di questi prodotti su Amazon in particolare. Quindi c'è un patrimonio informativo che è fuori dall'azienda, da matchare eventualmente con cataloghi interni. Quindi c'era da mettere in piedi un sistema, quindi un piccolo data lake che andasse a fare scraping di dati su Amazon di tutti i prodotti di questo vendor di componentistica su vari mercati internazionali, sono 6 mercati, tutti i prodotti, erano centinaia di prodotti, per andare a vedere le dinamiche dei prezzi, andare a vedere chi era in buy box, se si poteva prevedere quali erano, come dire, le feature, e qui entriamo un po' nel discorso dell'algoritmo, le features che facevano andare in buy box quei vari prodotti, monitorare la vendita dei propri prodotti venduti direttamente, venduti tramite dei reseller, venduti tramite venditori non autorizzati, per esempio. Quindi in quel caso c'era un problema di business molto chiaro, c'era da mettere in piedi un sistema ingegnerizzato che scaricasse in real time questi dati, li matchasse eventualmente con dati interni, magari che facessero accedere al back-end di Amazon, che c'è anche un back-end per chi vende prodotti su Amazon, oppure con cataloghi interni e prezziari interni, no? Per fare il match eventualmente con i prezzi, eccetera, eccetera. Quindi questa è, come dire, un'esigenza molto verticale. Poi ti dico come lo approcciamo, perché in tutti e due i casi lo approcciamo più o meno allo stesso modo. Oppure un altro caso di un'azienda invece del manifatturiero che vende macchine da caffè, grosso, un player internazionale interessante, che invece aveva un'esigenza più generale, voleva iniziare un processo di, come dire, più come di ampio di gestione di tutti i dati aziendali, quindi che venissero, che ne so, da impianto fotovoltaico, dalle catene di produzione che avevano dispositivi IoT, dai sistemi di fatturazione, qualsiasi cosa, ok? Mm-hmm. E quello ovviamente, cioè non stiamo, come dire, non è un caso direttamente business per cui risolvi un problema specifico, è un inizio di un percorso per cui si inizia, come dire, insieme a vedere sul campo come rendere più efficienti certi processi, come mettere a fattor comune dati che vengono da diverse fonti. Allora, in tutti i due casi, così vengo al punto unificante, la proposta che noi come Linkalab abbiamo iniziato a proporre è una sorta di, la chiamiamo Data Science as a Service. Essendo queste tecniche, come dire, non così ben, come dire, non abbiamo dei prodotti pronti, quasi mai, abbiamo dei semilavorati, quindi c'è molta incertezza nell'affrontare progetti, sia nell'un caso che nell'altro. Quindi qual è l'idea? L'idea è di proporre una modalità di erogazione, diciamo, di tipo agile, data science agile, cioè noi non vendiamo progetti a un anno, noi vendiamo sprint. Ovviamente abbiamo un orizzonte temporale più corto, per cui diciamo, ok, iniziamo a risolvere
questi due o tre problemi semplici. Mm-hmm. E quello che quindi stai diminuendo il rischio, cioè non stai dicendo a un imprenditore: senti, metti sul tavolo 200K da qui alla fine dell'anno e vediamo cosa combiniamo di bello, poi mettiamo questo. No, l'idea è: lavoriamo per un mese assieme, facciamo 2-3 sprint, ti risolviamo subito e ti diamo valore su 2-3 cose che ci stai chiedendo. E quella, la cosa che succede è che se l'azienda è pronta, e in questo senso rispetto al discorso dei team, i team sono sempre misti, sono team nostri e team di persone interne che vengono formate o training on the job, diciamo, vengono fatte crescere insieme a noi. Poi, come dire, il progetto cresce mano a mano che viene sviluppato durante questi primi sprint, ok? Quindi questa è l'unica maniera che abbiamo trovato in questo momento di diminuire il rischio, diminuire l'impatto economico iniziale e invogliare quindi gli imprenditori, che soprattutto quelli delle PMI che investono solo se hanno un ritorno immediato, hanno, come dire, una minima garanzia di poter avviare un processo che dia dei risultati immediati, per poi eventualmente dire: ok, ci fermiamo subito. Okay? Capisco. Questo è un po' il quadro. Abbiamo un'altra domanda sempre di Carlo. Secondo te, Alessandro, qual è il miglior approccio per introdurre l'intelligenza artificiale in un'azienda in cui i dati non mancano? E questo secondo caso che ti ho detto, cioè, secondo, non, io non partirei mai dagli algoritmi, veramente c'è una necessità di, certe volte, saper raccogliere bene i dati, saperli metadatare, saperli semantificare, saperli fare data governance, come si suol dire, è già un ottimo punto di partenza. Quindi, prima di porsi qualsiasi obiettivo, come dire, di lungo periodo, di medio periodo, di ottenere chissà quale beneficio dagli algoritmi, io suggerirei questo, cioè veramente l'intelligenza artificiale la metterei al gradino successivo. Un sacco di progetti falliscono perché non ci sono dati. Noi abbiamo degli esempi recenti, purtroppo non felici. Perché non ci sono dati, giusto? Hai detto. No, ma non solo, è peggio, è molto peggio, nel senso che abbiamo un caso purtroppo recente, non a nostra responsabilità, devo dire onestamente, in cui il nostro partner, grande azienda di consulenza, si è lanciato in un progetto in cui prometteva al cliente finale, un altro grosso cliente, di fare forecasting di prezzi dichiarando una capacità predittiva, una precisione, senza fare considerazioni scientifiche preliminari, che ha portato a un fallimento clamoroso. Certe cose non si possono ottenere semplicemente perché esistono degli algoritmi. Non funziona così. È sufficiente contenuto informativo per ottenere, per fare. Alessandro, ti stiamo riperdendo. Mi avete ripreso? Sì. È tornato. Dicevi, quindi, ritorniamo ai dati, l'importanza dei dati. Quindi, dicevi? L'importanza del senso è che io partirei dai dati, cioè se un'azienda, come dire, vuole cominciare, ho un'idea precisa, allora, come vi ho fatto l'esempio prima, no, dell'azienda che produce componentistica, di quella programmabile, diciamo, quindi avete capito più o meno di cosa stiamo parlando. Sa cosa vuole fare esattamente, e allora vabbè, lì è più semplice perché comunque, diciamo, in breve tempo, veramente in brevissimo tempo, siamo riusciti a capire cosa si poteva fare. In generale partirei da un data lake che inizia a raccogliere i dati, ovviamente ponendosi delle prime domande di business, no? Mi farei molto ovviamente guidare da delle domande di business, ovviamente non è che uno prende i dati così per collezionarli, però quello è il punto di partenza, perché magari uno, ripeto. E l'altra cosa interessante che noi stiamo verificando è che anche semplicemente guardare bene ai dati, riuscire a come dire, visualizzarli bene, dà delle indicazioni interessanti come punto di partenza per una riflessione. Anche semplicemente fare delle piccoli modelli statistici di correlazione, di confronto, no? È un punto di partire un po' dall'analisi di dati per vedere se dai dati stessi emerge qualcosa? Inizialmente può essere un punto di partenza. Poi ovviamente l'imprenditore sa dove vuole arrivare, cioè se abbiamo una catena di produzione vorrebbe fare manutenzione predittiva. I dati non sa dove vuole, sappiamo dove vuole, però
partirei da lì, diciamo, non partirei da una, come dire, un impianto algoritmico, perché secondo me è perdita. C'era una domanda, Stefano, non è che la puoi eccola qui. Mi piacerebbe sapere alcune belle scoperte fatte su dati dei clienti che hanno consentito di realizzare nuove procedure che altrimenti sarebbe stato difficile ipotizzare in assenza di questa analisi dei dati. Allora, vi faccio un esempio, così variamo un pochino, in ambito marketing. In ambito marketing, allora, abbiamo fatto un progetto per supportare la campagna marketing, lancio di un progetto per una farmaceutica, in cui non era chiaro dall'inizio, perché era un prodotto nuovo, sì, c'era un'esperienza presa, ma era un prodotto nuovo, ed è interessante, soprattutto da dati esterni, andare a sondare direttamente il potenziale pubblico, il potenziale consumatore, no? Quindi non fare discorsi di marketing generali, di target, no? I dati ti danno la possibilità di fare marketing di precisione, di andare a misurare sul campo delle cose che possono essere direttamente collegate al prodotto che tu stai lanciando. E quello che abbiamo fatto è di andare a sondare una comunità esistente, lo abbiamo fatto tra l'altro con dei questionari, ma avremmo potuto farlo ugualmente prendendo tracce, flussi di semplicemente di dibattiti, di un dibattito online di qualsiasi genere, flussi di discussione di qualsiasi genere. L'abbiamo fatto però interrogando direttamente questa comunità ampia, e poi abbiamo trovato il modo di far emergere dal basso quali erano le personas cosiddette in ambito marketing, così vengono dette, per, come dire, determinare il target di riferimento in una maniera totalmente data driven, bottom up, non con criteri. In quel con tecniche tradizionali, cioè qui i dati ti hanno dato una profondità, una, come dire, anche, come dire, molto, come si dice in inglese, dice timely, cioè in quel momento, per quel tipo di prodotto, per quel tipo di audience, come era fatto il target. E quindi da questo poi loro hanno... Alessandro, fammi riassumere. In questo esempio avete preso una community e avete sottoposto dei questionari, e dai dati risultanti da questi questionari siete riusciti a fare un'analisi. Per cui sì, ti chiedo, che è molto interessante, mi chiedo la grandezza di questa community, giusto per avere un'idea della quantità di dati di cui parliamo, per agganciarsi anche alla domanda iniziale, che era quanto big devono essere questi dati, sì. Cioè di che grandezza di dati stiamo parlando per poter ricavare delle relazioni interessanti? Sì, questa comunità era di ordine decine di migliaia di persone, è una comunità gestita, una di queste comunità gestite. Cioè gestita vuol dire che loro hanno delle profilazioni, è una comunità dove si scambiano premi, insomma adesso non sto a entrare nel dettaglio, però una giusto comunità per capire la dimensione. Ripeto, allora la comunità in se stessa era ordine centinaio di migliaia di persone, noi abbiamo agito su decine di migliaia, avremmo fatto qualche migliaio di questionari, ok? Migliaia, quindi sto parlando di ordini di grandezza. Sì, poi sì, adesso non vi faccio la pappardella scientifica, ma noi abbiamo preso questi questionari, li abbiamo mappati su una rete complessa, una rete di interazione che metteva in relazione le persone in base agli interessi, l'abbiamo clusterizzata, e questi cluster erano le nostre persone. Per chi sa un po' di cose di network science e clustering, questa era un po' l'idea. Quindi, però la cosa interessante è che i dati ti hanno dato un punto di vista veramente originale, no? Non abbiamo ipotizzato nulla, non abbiamo parlato né di età, di professione. Quindi avete incrociato, oltre alle risposte, anche gli interessi estrapolati dalla community stessa. Sì, perché nel questionario ovviamente faceva avevamo una profilazione di base. Il questionario andava a indagare su quel prodotto o su cose comunque di interesse di quel prodotto, quindi abitudini, preferenze, eccetera, anche cose generali. E questo ci ha consentito di avere numero di dimensioni tali da poter, come dire, raggruppare le persone in base a, come dire, degli interessi che erano comuni, etichettabili. Quindi sapevamo anche di che cosa. Identificare il target sostanzialmente. Esatto, che cosa avevano in comune. Certo. Quelle, almeno le personas, che abbiamo detto, sì, come giustamente detto, le personas predominanti di quell'azienda. Esatto. Questo mi sembra un caso d'uso che trovo personalmente molto interessante, perché è un modo scientifico di misurare il target nel momento in cui un'azienda già sta vendendo, se non ha un'idea ancora, tipicamente dovrebbe già averci un'idea chiara, però non è sempre così, o comunque ci sono tanti contesti in cui la vuoi raffinare o creare
identificare delle nicchie. È un approccio, mi sembra decisamente, è un esempio, un caso d'uso veramente, personalmente lo trovo molto interessante, molto molto. E ci avevi parlato, tornando sempre ai casi d'uso, inizialmente avevi detto che avevi un esempio di un caso sul turismo. Sì, abbiamo sviluppato all'interno del Digital Innovation Hub della Sardegna un progetto molto ambizioso di raccolta dati in relazione al turismo. Al turismo intendo dati che derivano dai portali di prenotazione turistica, quindi Booking.com, Airbnb, abbiamo preso anche dati da TripAdvisor, tutti i dati dei social, dati anche da Wikipedia. Dati da Wikipedia intendo dati di accesso alle pagine, perché sono un proxy molto interessante per l'interesse rispetto a certe località, no? Come una specie di Google Trends fatto con Wikipedia, che è molto meglio da tanti punti di vista, adesso non entro nel dettaglio tecnico. Con l'idea, una volta per tutte, di prendere, come dire, quantità di dati massive, voglio dire, noi prendiamo i dati tutti i giorni, cioè noi abbiamo uno spaccato tutti i giorni di quelli che sono i recensioni, descrizioni delle strutture, prezzi, su base territoriale, quindi tutto georeferenziato, e diciamo, questo è un progetto che è iniziato qualche anno fa, adesso col Covid, ragazzi, purtroppo molte cose sono fermate, ci sono, certo, sono subentrate altre emergenze, però diciamo che c'è un'idea di, e su questo però stiamo lavorando e stiamo cercando di mettere a frutto questo lavoro con Portale Sardegna, stiamo collaborando con loro su, insomma, un progetto che loro hanno anche a livello nazionale, perché poi questo adesso lo abbiamo fatto come showcase regionale, come dire, per avere un esempio, un caso d'uso concreto, ma l'idea è di poterlo, possiamo esportare ovunque, cioè noi possiamo, come dire, puntare il cannone di presa dati, sono degli scraper fondamentalmente e qualche API. L'obiettivo di questo era, di questa analisi sul turismo, era ottenere dati freschi, real time, il più possibile, del, come dire, come avere un monitoraggio in senso, come dire, stretto e aggiornato di dati turistici a beneficio degli operatori. Adesso aveva uno scopo molto istituzionale quando lo abbiamo cominciato, perché di fatto, lo sapete, poi del turismo noi abbiamo i dati un anno dopo, no? Cioè l'assessorato, no? Sì, se voi andate a vedere il sito dell'assessorato, ci sono dei dati, sono dati dell'anno prima, se va bene, no? Quindi l'idea era di avere, poi di poter produrre delle dashboard, qualcuno l'abbiamo sviluppata, delle dashboard che in real time ti dessero, non lo so, informazioni, ovviamente era una base per creare delle applicazioni. Quindi anche predittivo? Abbiamo fatto degli esperimenti anche di predictive analytics sui prezzi. Per esempio, siccome è tutto georeferenziato, noi potevamo dire, l'abbiamo fatto, per alcune zone che noi abbiamo individuato con un clustering geografico, dire, per esempio, la zona dell'Ogliastra, che sviluppo di prezzi ha sui 3 stelle nell'ultimo semestre e che proiezione abbiamo per il prossimo trimestre? Sparo, ok? Abbiamo fatto un po' di curve, abbiamo provato a fare un po' di machine learning sulle curve dei prezzi. Perdonami, di questo scraping che avete fatto, era fatto su base regionale o su tutta la nazione? Regionale. È una roba enorme, cioè ragazzi, sono un po'. Mi chiedevo se su questo approccio fatto su base nazionale si poteva fare predizione di flussi turistici verso certe destinazioni. No, allora, onestamente, no, flussi turistici è un po' più complicato. Noi stiamo sondando l'offerta, quindi prevalentemente l'offerta, quindi portali di prenotazione turistica, quelli 3 che vi ho citato, più Wikipedia e social. Quindi noi non abbiamo un'idea, raccogliamo anche dei dati che ci sono dei proxy eventualmente della parte di flussi turistici, ma è l'offerta, ok? Quindi non abbiamo dati sui flussi turistici. Quelli sono... cioè, diciamo, per avere quelli bisogna avere altri. Intendo dire più a livello anche di interessi. Quello sì, perché abbiamo le recensioni, quello sì. Quindi possiamo tracciare qual è il livello di gradimento e di interesse, perché abbiamo tutte le recensioni di quei tre portali, quindi TripAdvisor, Booking, Airbnb. TripAdvisor, tra l'altro, ci sono anche ristoranti, ci sono... Certo. Quindi... non so, anche vedere il gradimento di un certo territorio in un certo momento, facciamo topic detection, quali sono gli argomenti che vengono più citati e così via. Insomma. Ho capito. C'è una domanda. Escludendo la parte tecnologica a supporto della data science, in cosa quest'ultima differisce dalle scienze applicate di probabilità e statistica?
Allora, per chi conosce, insomma, tecnicamente queste cose, forse è più semplice, magari per qualcuno che non è addentro, magari dico due cose al volo. In realtà le due cose sono confinanti, sono una modellistica che è abbastanza confinante, cioè tutta la parte di regressione lineare e logistica in realtà è appannaggio della statistica, se vogliamo. Quindi le due cose in realtà sono abbastanza vicine. Quando si parla di statistica, nel caso più sofisticato, si parla di modelli, diciamo, a parte la statistica descrittiva, si parla di modelli ci sono dei modelli previsionali, quindi dentro il machine learning, se vogliamo, c'è una parte di modellistica statistica classica, quindi la parte delle regressioni, ci sono modelli multivariati, insomma, in realtà non c'è una come dire, uno stacco così netto. In realtà poi ovviamente, come sapete, no? Si sente parlare di deep learning, eccetera, ci sono tutta una nuova modellistica più propria, quindi che va un po' fuori dalla statistica tradizionale, che ha a che fare con le reti neurali, se vogliamo, quindi la parte di deep learning, quindi uno statistical learning, no? Che implica, diciamo, che introduce cose che non sono da statistici, no? Quindi segnatamente le reti neurali, ma non solo, ci sono anche altre cose che non sono sicuramente statistica per quanto avanzata, che sono la cosa di cui si parla di più e la cosa più promettente, se vogliamo, con tutta la parte di... Le reti neurali non sono una cosa nuova, però ci sono nuovi layout, le sono le reti convoluzionali, le reti ricorrenti, reinforcement learning, quindi tutta una parte che in realtà è completamente nuova. Però devo dire, si parla di statistical learning, non c'è tutta questa divisione. Il punto è che la maggior parte di voi che magari ha fatto dei corsi di base all'università si è fermato abbastanza presto a fare statistica, ma c'è una modellistica statistica. Le regressioni funzionano benissimo in tantissimi casi. Ma infatti anche lì, come vi dicevo all'inizio, questa corsa all'ultimo algoritmo, secondo me, è totalmente inutile. Io sono più per usare cose semplici, avendo però i dati giusti. Questo è un po'... Mi hai fatto ricordare, ti ho detto prima, ho accennato che noi siamo una spin-off, quindi in realtà ho fatto un percorso all'università come ricercatore. Non mi sono interessato di questi argomenti nello specifico, però ho visto degli argomenti dati anche come esame di un videogioco che autoapprendeva, dove c'era, diciamo, un layer, diciamo, di intelligenza artificiale che imparava, era un robotino, un robotino che scendeva, doveva beccare una porta, adesso non mi ricordo, e a poco quando sbagliava gli aveva dato, lo sto banalizzando, un punteggio negativo, quando ci azzeccava un punteggio sempre più positivo, e dopo un tot di interazioni imparava a fare questo videogioco da solo. Questo è un esempio, immagino, di tu puoi... Questo è molto, diciamo, assomigliato a qualcosa di reinforcement learning. Voi sapete, esatto, l'insieme di machine learning, quello che succede è che voi addestrate, quelli supervisionati, voi addestrate preventivamente con dei training set che sono taggati, dove dite qual è la risposta giusta. Loro invece... Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Invece se il reinforcement learning loro imparano sul campo avendo una, come dire, una funzione di dice quanto stanno performando bene, e quindi comunque, è uno dei tanti approcci di questa materia, sì, un approccio molto interessante e molto promettente, sì. Sì, e riconduce a una delle... prego. No, va bene. Lo dico, riconduce una delle domande che in realtà avevamo raccolto in preparazione all'evento dalla community, e sostanzialmente era un po' una definizione veramente, ti chiediamo una definizione veramente, però ovviamente semplice, non troppo tecnica. Si sente parlare di big data, di machine learning, deep learning e tutta un'altra serie di terminologie, un po' una distinzione tra questi termini, un po' una semplice, allora, definizione. Big data è una cosa, diciamo, che ha a che fare più con la parte tecnologica, l'abbiamo detto, diciamo, da mettere di lato, no? Okay. Se vogliamo, invece, intelligenza artificiale rispetto a machine learning, semplicemente l'intelligenza artificiale è qualcosa di più ampio, no? È anche mal definito, se vogliamo, difficile da definire, però è di più ampio, dove il machine learning è una parte,
come dire, più ristretta, come dire, se vogliamo, un diagramma, no, di un'area grande, l'intelligenza artificiale, che comprende machine learning, ma anche altre cose. Ci sono varie tecniche. Noi, per esempio, siamo specialisti nella parte di network science, che è una parte che è soltanto parzialmente sovrapponibile al machine learning. Quindi è un'altra tecnica, se vogliamo, di intelligenza artificiale, un po' strappata così, però che non è esattamente intelligenza artificiale, è un termine un po' generico, un grande contenitore che sì, in realtà è artificiale generico, poi c'è machine learning, e poi vediamo, se iniziamo a parlare di deep learning, andiamo a qualcosa di ancora più specifico, perché stiamo utilizzando una tecnica particolare che è legata alle reti neurali a più strati, che è un sottoinsieme ulteriormente, se vogliamo, del machine learning. Possiamo vederlo in questa maniera. Però sono anche qui, io non amo molto le classificazioni, soprattutto in questo caso, veramente. Ma sì, sì, poi dopo aiutano per orientarsi, però insomma, okay. No, lo dico perché non sono rigorose, cioè alla fine non, sì, giusto per avere un'idea. Chiaro. Abbiamo qualche domanda, mi chiedevo, visto che c'è anche Maurizio Battelli, ma anche altri del gruppo che si occupano di turismo, se riagganciandosi a quello che tu hai detto del turismo, se hanno qualche domanda magari che ti vogliono fare specifica, un po' legata al turismo, al mondo del turismo. Ma nel frattempo andiamo avanti, magari se poi arrivano. Sì. Secondo la tua prego, ti ripasso la parola. C'era qualche altro argomento che volevi, diciamo, chiudere rispetto alla tua scaletta? No, beh, mi piacerebbe ricevere qualche domanda, come dire. Cosa che avrei voluto discutere è, a parte il momento di mercato generale, insomma, è un momento veramente di grande incertezza, perché, nel senso che poi volevo arrivare anche un po' alla Sardegna, mi sarebbe piaciuto parlare anche un po', per quanto, insomma, questo evento sia aperto a chiunque, immagino che la maggior parte... Beh, sì, al momento ci sono una cinquantina di persone in ascolto, mi risultano più o meno, adesso non riesco a visualizzare, ma così mi hanno detto. Sì, perché, insomma, voglio dire, c'era molte persone dell'associazione, quindi anche un po' capire, insomma, rispetto alle dinamiche della nostra regione, cosa sta succedendo, insomma, qual è il punto. Per questo, insomma, purtroppo questi sistemi non consentono di avere delle scambi di battute, perché mi sarebbe piaciuto sentire qualcuno. Abbiamo riperso Alessandro e nel frattempo stiamo provando, c'è un piccolo problema tecnico sulla regia. Aspettiamo un attimo di nuovo Alessandro. Nel frattempo vi ricordo quello, aspettando un attimo Alessandro, visto che siamo anche più o meno in chiusura, siamo quindi al momento delle domande, vi ricordo un po' quello che è la missione del gruppo, così per ricordarvelo in chiusura vi invito anche ad iscrivervi. Il gruppo Sardegna Networking, vi ricordo, come l'ho detto all'inizio, molto semplicemente nasce per fare in maniera assolutamente informale networking in Sardegna, e per promuovere iniziative di networking anche al di fuori della Sardegna, partendo dalla Sardegna. Quindi è composta da imprenditori, professionisti e comunque aziende che sono interessate ad estendere la propria rete di relazioni professionali, quindi a estendere le proprie conoscenze in ambito professionale. Questo è il nostro primo evento che facciamo live. Organizzeremo a breve tutta un'altra serie di incontri su tematiche che più o meno abbiamo definito, ma altre che discuteremo all'interno del gruppo. Quindi vi invito a seguire i nostri canali, la pagina Facebook è la più popolata, come potete vedere, ma abbiamo anche il canale LinkedIn, abbiamo aperto anche il canale YouTube, che inizieremo a popolare, dove tutti questo video e i prossimi a venire troverete comunque registrati nel canale YouTube, ma dovrebbe essere disponibile anche su Facebook e su LinkedIn. Abbiamo di nuovo Alessandro con noi. Scusatemi. Comunque, nessun problema. La connessione, poi in questi periodi che siamo tutti online, può andare e venire.
Ecco qua, avevamo un problema tecnico, anche noi un piccolo problema, dalla regia non riusciamo a vedere i commenti. In realtà ci sono dei commenti e delle domande. Quindi la prima domanda è: i dati prodotti da un'applicazione web a pagamento, a chi appartengono? Ah, bella domanda. Applicazione web a pagamento ovviamente è generico, nel senso che noi possiamo immaginare tante cose. Beh, dipende dalle condizioni di accesso al servizio, ovviamente. Carlo, hai qualche esempio più specifico? No, ma sì, posso comunque insomma, fare, insomma, dire, ci sono vari casi. Intanto quello che anche per via di GDPR, ma non solo, non è che anche qualsiasi cosa scrivano, no, nelle condizioni di accesso al servizio, di utilizzo dei dati, non è che le aziende possano fare quello che vogliono con quei dati. Questo è noto, si sa. Quindi ci sono comunque dei limiti legati alla privacy che devono essere rispettati in ogni caso. Tipicamente i dati poi, come dire, la maggior parte dei casi diventano di proprietà del servizio che, no, che ospita. Cioè noi, vabbè, questo dico cose stranote, cioè noi quando accediamo a un servizio gratuitamente ovviamente stiamo in realtà pagando con i nostri dati, Per i nostri dati, perché poi certo. comunque le aziende hanno il diritto di utilizzarli con dei limiti legati alla privacy e non necessariamente li devono dare indietro. Infatti quando noi li riprendiamo tramite l'API, una parte di quelli tramite l'API dei social, per esempio Twitter, Facebook, Instagram, eccetera, ce ne danno una parte, ce li concedono, ma non c'è un obbligo a doverli restituire. Se invece l'applicazione a pagamento, magari ci può essere comunque un'idea che dipende dalle condizioni di utilizzo, che uno paga, come dire, un servizio e chiede, magari pretende che i propri dati non siano né utilizzati né divulgati. Però dipende da caso a caso. Cioè non c'è una tutela molto grossa che deriva dal GDPR, comunque, a prescindere da qualsiasi cosa uno voglia scrivere nelle condizioni di accesso e di utilizzo. Allora, vedo tutta una serie di domande che adesso stanno arrivando, perché detto, abbiamo avuto un piccolo problemino sulla regia e sto guardando, abbiamo diverse domande in realtà che si sono accumulate e quindi te le facciamo volentieri. Prima domanda, consiglieresti all'imprenditore di investire nel settore? Conoscendo il nostro contesto economico, potresti dare qualche indicazione su cui lavorare per sviluppare qualche attività specifica? Contesto economico intendiamo la Sardegna? Beh, sì, O la... Ok. Stefano Lai è un imprenditore sardo. Ma sì, per quanto riguarda l'investire, sicuramente sì, è un settore molto promettente. Cioè, l'unico mio problema, vi devo dire, così torniamo al discorso più generale italiano, perché vabbè, Sardegna in Italia. Insomma, dobbiamo riferirci al nostro mercato, poi c'è anche l'Europa. Però è Certo. un po' asfittico, è un po' asfittico, cioè devo dirvi l'esperienza mia di questi anni, e poi ci siamo avventurati a fare cose molto innovative, è stata un po' a doppia faccia, nel senso che è estremamente interessante e promettente da un punto di vista business, però oggettivamente vi devo dire che quando non c'è un ecosistema ricco, ricco intendo sia di soldi, ma anche, come dire, di figure, di professioni, anche di persone che hanno la testa per fare certe cose, è molto farraginoso, come dire, portare avanti progetti di questo tipo. Non so quale sia l'esperienza di Fabrizio, che è una startup, no? Molto innovativa da questo punto di vista. Cioè, potenzialmente le occasioni ci sono interessanti, quindi io direi di sì. Però, diciamo, noi, come dire, abbiamo una difficoltà ulteriore che dobbiamo tenere in conto e quindi anche in termini di rischio è probabilmente un rischio anche superiore rispetto magari a attività più tradizionali, più standard. Questo bisogna dirlo. Ma e ti riferisci sostanzialmente ad applicare questa tecnologia a una realtà già esistente o far nascere nuove No, realtà che si basano esclusivamente su? Parlavi parlavo di startup, diciamo, tu, per tu ti parlavo riferisci al fatto di una di... startup che nasce esclusivamente per questo. Forse la domanda di Stefano, forse, però magari ce lo dirà Stefano stesso, era più legata, o forse no, non lo so, ma io l'ho intesa male io, ad aziende già esistenti che lo vogliono applicare alla propria realtà. No, quello sì, no, Aziende siccome tra virgolette parlo. tradizionali che vogliono. Quello sì, no, quello diciamo, l'ho già detto magari prima, forse sì, la risposta ovviamente è sì, cioè è necessario. Oggi
oggi è uscita una notizia abbastanza importante, secondo me, e anche un po' inquietante, del livello di formazione bassissimo che abbiamo in Italia sulla parte delle nuove tecnologie, dell'informatica, eccetera, che è un campanello d'allarme molto, come dire, importante, secondo me, perché indica una arretratezza generale delle aziende in questo settore, che poi noi pagheremo in maniera cara, cioè pagheremo pesantemente quando dovremo confrontarci, sempre di più dovremo confrontarci. Penso sia comunque legato anche al fatto che, non so, saprai, ne abbiamo parlato nel gruppo da poco, c'è una statistica della comunità europea che dice che a livello di digitalizzazione, esatto, in senso largo, siamo tipo terzultimi in Europa, mi sembra, qualcosa del genere. Sì, sì, ed è come dire... Non in Sardegna, parlo dell'Italia ovviamente. Sì, e quindi per quello dicevo, in realtà... per essere competitivi poi su mercati che saranno sempre più internazionali, in ogni caso lo saranno, per quanto riusciamo ad avere una nicchia diciamo di localizzazione di certi business, quindi la risposta è sì, le aziende devono assolutamente investire in formazione, digitalizzazione, e portarsi avanti da questo punto di vista, assolutamente sì, questo sì. Io mi riferivo alla parte imprenditoriale, perché l'inizio della domanda era sulla parte... Però forse l'ho interpretata male. No, cioè, forse l'ho interpretata proprio... male io in realtà, non lo so. Comunque abbiamo dato entrambe le risposte più o meno, diciamo. Okay. Cioè, come far partire una startup su queste tematiche è abbastanza rischioso, più rischioso forse di altre tematiche più tradizionali, quello che stai dicendo tu. Partendo poi dal presupposto che fare una startup per definizione è abbastanza rischiosetto, a prescindere. Certo. Se la definiamo per come la startup si definisce in questo contesto, quindi non a qualsiasi realtà... che nasce, ma con caratteristiche ben precise. C'è un'altra domanda, non risulta il nome, però vedo che la domanda è stata fatta da Andrea Puddu, mi sembra, Andrea Puddu, lo vedo sul gruppo Facebook, e dice: ciao a tutti, la mia domanda potrebbe essere, vista la complessità della materia, intelligenza artificiale e machine learning, quanto le PMI riescono davvero ad essere allineate rispetto ad esse? Nella mia esperienza mi occupo di big... business intelligence e data analysis, è già spesso complesso far cogliere le potenzialità di questi strumenti, figuriamoci, insomma, tutto il resto. Sì. È un po', sono un po' le cose che stavamo dicendo, sì. È quello dicendo prima, è una bella sfida. Guarda, noi la stiamo cogliendo questa sfida e stiamo facendo dei passi, insomma, interessanti a livello italiano, cioè, uno deve cominciare dalle aziende che hanno una propensione all'innovazione. Ci sono delle aziende, ci sono delle aziende che noi, quando vogliamo targetizzare, come dire, i nostri possibili, generare dei lead, insomma, cercare di capire come orientare le nostre attività di marketing, noi cerchiamo di vedere le aziende che hanno un Chief Innovation Officer, per esempio, cioè aziende che hanno comunque già deciso di iniziare a fare innovazione, ed è lì andiamo, cioè questa è un po' l'idea. Alessandro, siamo un po' lunghi, quindi direi ultima domanda, perché l'ho vista, cioè la domanda che volevo fare era un'altra, sentiamo questa, facciamo le ultime due domande e poi, diciamo, chiudiamo e salutiamo ad un altro incontro e ti ringraziamo. Alessandro Vagnozzi, quanto le varie leggi sulla privacy del GDPR limitano e incidono sull'uso dei dati e quindi sulle potenzialità e opportunità annesse? Parecchio. Io quando il GDPR è bello pesantuccio. Quando ho iniziato a entrare dentro, no, le dinamiche GDPR, ho dovuto prendere consulenti. Per me è una, vabbè, adesso esagero, in realtà ha una sua razza assolutamente importante. Però dal punto di vista imprenditoriale è un po' una rottura di scatole, ovviamente. No, è ovvio, insomma, uno vorrebbe essere un po' più libero. E io se si lavora sui dati. Io penso sempre che quando ho visto il GDPR, questa qui l'hanno fatta per fare lavorare gli avvocati, perché gli avvocati gongolano, no? Iniziano a romperti le scatole in tutti i modi possibili e immaginabili. Io, tra l'altro, noi ci segue un avvocato giovanissimo che abbiamo incontrato qua a Milano, cioè è un bisticcio continuo, perché forse per lui non dovremmo fermare l'azienda, ovviamente. No, come al solito, no? Se uno si fa guidare dagli avvocati e dai commercialisti, è meglio che chiuda subito l'azienda. Quindi quindi incidono parecchio, sono diventando dei costi non banali. Per chi si occupa di dati potete immaginare che costo è. Io so di startup anche famose in Italia che hanno dovuto
fare veramente degli audit, veramente prendere iniziative molto pesanti internamente per andare a vedere bene cosa stanno facendo con i dati che raccoglievano dai social, cosa ci facevano, come li raccoglievano, come li conservavano, cosa poi, che tipo di analytics ci facevano, che tipo di cose visualizzavano. Quindi purtroppo, diciamo, lato imprenditoriale sta diventando un costo, un ulteriore costo pesante. È giusto, io non protesto, però di fatto è risultato essere un nuovo costo, è un, come dire, un vincolo giusto, però un vincolo col quale fare i conti. Certo. Ultima domanda, che era quella che volevamo visualizzare, di Maurizio Battelli, che forse ce l'avevamo persi quando è venuto a salutarci prima. Penso che un'era di sviluppo dell'intelligenza artificiale sarà nel campo del revenue management. Che ne pensi? Penso che stiamo lavorando con una grossa azienda italiana che fa revenue management. Esattamente, quindi sì. Bene. Alessandro, io ti ringrazio. Grazie a voi. Spero che avremo modo di organizzare un altro incontro. Ma spero che ci incontriamo in un posto dove ci vediamo in faccia tutti quanti. Quello lo speriamo tutti. Ho visto solo te, per me è bastato. Fabrizio, ho visto te, poi ho visto la regia prima, vabbè. Sì, allora, ma neanche i quadratini delle persone, con persone che magari fanno delle allora, questo è il nostro primo incontro che organizziamo in questa maniera online e non fisica. Come ho detto all'inizio, premesso, il gruppo ha sempre fatto incontri di persona ed è quello che spera di fare. Quindi appena possibile faremo un incontro enorme, ecco, cercheremo di essere veramente in tanti. Vedremo di organizzare anche altre modalità in cui cercheremo di essere più interattivi, ecco, questo era un po' più, diciamo, relatore verso i commenti. Vedremo se riusciamo a fare qualcosa, anche se in tanti non so quanto poi sia facile interagire, però magari vediamo un po' di farlo un po' più esteso. Dai, ti ringrazio Alessandro, ringrazio, è stato tutti. Un piacere, alla prossima. Piacere nostro, e vi invito ad iscrivervi al gruppo. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Vediamo qui. Ciao.